Vai Dexter, quanti like chiediamo per questo video? Spaccate il like, 100.000 mi piace pettatino. Raga, passate da Instagram. Sì. Vi servono crediti? Allora passate dal link in descrizione con il codice sconto TATTINO23 o spacca il like, avrete un piccolo sconto. IG Vault, sito velocissimo ed economico. Bella ragazzi e bentornati sul mio canale, siamo qui oggi con questo nuovo video della Road Division 1. Ragazzi, siamo tornati. Allora, scorsa settimana è successo un casino. Ora ve lo voglio spiegare perché dovete sapere quello che è successo. Tra l'altro, diciamo che l'ho accennato nel video che ho fatto con la mia cagnolona, un cagnolino ormai cresciuto. Comunque, è successo questo, ragazzi. Io non so se avete visto il pack opening o comunque andatevelo a vedere perché dopo il pack opening, che io tra l'altro l'ho anche detto nel video, ho shoppato 100 euro di FIFA Points. Dopo quel video lì, che tra l'altro non so se l'avete visto, ma ho trovato un Tots, più Agüero, più Lewandowski, più altri giocatori buoni. Comunque, quei giocatori lì ovviamente li ho venduti, e poi giustamente li ho venduti, mi sono fatto circa un 300k, però io quei FIFA Points li ho comprati al GameStop, quindi ragazzi sono FIFA Points legalissimi. Però il giorno dopo mi volevo giocare un po' a foot, cosa faccio? Mi collego con il mio account, bam, il tuo account è stato bandito dai server EA. Cioè, ma ci rendiamo conto ragazzi? Cioè, io ho shoppato 100 euro di FIFA Points e voi mi dite questo? Allora, vi spiego anche un po' cosa è successo ancora prima. Io mi ero passato 300k, che io sponsorizzo i siti di crediti, però una volta sola sul mio account perché ho fatto il pack opening. Perché io i crediti che mi danno li uso per fare i pack opening. E gli anni passati li usai anche per fare giveaway, come li faccio ancora tuttora. Tutta adesso, tuttora, come cavolo si dice. E anche per comunque fare pack opening e giveaway. Quest'anno purtroppo ancora giveaway, pack opening o pink slips non li ho potuti fare. Solo i giveaway li ho potuti fare. Ma perché quest'anno i crediti sono schizzati alle stelle, costano davvero tanto. Comunque, dopo quella volta lì che comunque mi sono passato 300k. Tanto raga, io ve lo dico, chi vuole ascoltarmi mi ascolti, se no chiudo il video. Comunque, voglio fare questa breve, diciamo, introduzione e poi partiamo con Road Division 1, anche perché siamo arrivati in prima divisione, adesso vi spiegherò anche co come ho fatto. Allora, stavo dicendo, questi 300k me li sono passati il pomeriggio. Bene, spengo la play. Il giorno dopo volevo fare il pack opening di 300k perché non mi ricordo, era uscito un Team of the Week della Madonna, mi sembra che c'era Pogba, Ronaldo, non mi ricordo. Fatto sta che accedo col mio account e la EA mi aveva azzerato i crediti. In più mi aveva anche inviato la mail dicendomi che al prossimo tentativo di, diciamo, violazione diciamo, dei server EA, perché ovviamente i crediti non sono legali, ma i FIFA Points sì. Poi dipende anche, i FIFA Points sono legali solo se sono comprati da, diciamo, o qua dallo store online o comunque da negozi, diciamo, ufficiali, tipo GameStop o altri negozi. Perché se li comprate da siti di crediti, anche i FIFA Points sono, diciamo, non legali. Comunque, fatto sta che dopo questa mail diciamo, mi hanno azzerato anche i crediti, giustamente io non potevo più shoppare sul mio primo account, anche perché sennò sarei un cretino. E quindi, ragazzi, la EA non so perché mi ha bannato l'account dopo che ho shoppato 100 euro, più ovviamente mi sono venduti i giocatori, mi sono fatto 300k con quei giocatori lì, e la EA mi ha bannato l'account, ma ci rendiamo conto? Adesso io è da una settimana circa che sto cercando di contattare la EA, mi hanno risposto e mi stanno dicendo invia la mail a questo sito qua, che se è successo anche a voi, raga, ve lo lascio anche a voi questo link, questo sito, questa mail per contattare la EA. Ma ancora non mi hanno risposto, quindi io adesso sto cercando in tutti i modi di riconquistare il mio primo account, anche perché ci tengo, cioè almeno che me lo ridiano, adesso non mi interessa se mi danno i crediti o i giocatori che avevo, ma almeno l'account me lo dovrebbero ridare. Comunque, dopo questi 3 minuti di, diciamo, piccola introduzione per quello che mi è successo a me, spero che non vi accada a voi perché sennò sarebbe un casino e comunque io ci sono rimasto male perché dopo che ho speso soldi per questo account. E comunque soldi legali, perché alla fine io i soldi li ho spesi per i FIFA Points, non più per i crediti, perché alla fine i crediti se me li danno sto facendo giveaway o comunque spacchetto in altri account, perché non voglio che mi bannino questi miei account che uso. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, non so cosa dirvi. Comunque, se non vi ricordate bene o se vi ricordate male, io ero in terza divisione, ma giustamente dopo che mi hanno bannato l'account, il primario, e voi avete deciso di voler vedere solo la prima divisione, mi sono fatto due divisioni in un giorno praticamente, raga. Mi sono messo lì a nerdare e ho fatto due divisioni e le ho addirittura vinte. Quindi adesso non c'ho lo screen della prova che le ho vinte, ma fidatevi raga, le ho vinte, anche perché adesso vi faccio vedere la squadra che ho fatto con quei crediti che ho vinto. Perché ho vinto, se non ero 13k e 20k, cioè 11k, alla fine avevo un 35k.
Comunque la squadra, allora questa qui è la squadra che mi ha portato praticamente dalla divisione 10 alla divisione 1, facendola da giocatori bronzo. Adesso lo so raga, sto parlando tantissimo, ma non so di chi di voi è rimasto a vedere ancora il video. Però chi è rimasto qui ancora a vedere il video, raga, può spollici come non mai e me lo dica qua sotto, io ci sono. Perché ragazzi, sono davvero nervoso dopo quello che è successo. Tra l'altro si chiama ancora Bug BPL perché avevo la BPL. Comunque ho creato questa squadra che a mio avviso è fortissima, con Lloris, Koscielny, Laporte, Sagna, Kurzawa, Imbula, Tolisso, Matuidi, Ben Arfa, Griezmann e Lacazette. Ragazzi, questa è una squadra con i controcazzi. Io adesso ve la voglio far vedere in real life con la Rot Division 1 nella prima divisione. Ragazzi, spero che non abbiate chiuso il video, perché dovevo spiegarvi cosa era successo e ne avevo bisogno di dirvelo, perché anche YouTube per noi è un piccolo sfogo, diciamo una piattaforma dove ci sfoghiamo con voi, o comunque voi ci date, diciamo, sostegno e siete la nostra forza. Quindi spero non abbiate chiuso il video, ma anzi abbiate ascoltato quello che mi è capitato. Purtroppo è capitato questo. Comunque, adesso dobbiamo vincere la prima divisione, cerchiamo l'avversario, ci becchiamo in partita, dai ragazzi. Ok ragazzi, avversario trovato, Latenza 2, ma chi se ne frega, dobbiamo assolutamente giocare e vincere, sperando che non crashi, va. Vediamo un po' la squadra del nostro avversario, la prima divisione ragazzi, per la prima volta la prima divisione. Higuain 88, non sarà facile allora, perché Higuain è fortissimo. Si parte ragazzi, la prima divisione. Griezmann, arbitro, dai. No. Va bene. Mamma mia, cosa stavo rischiando malissimo. Ho fatto la papera, ragazzi. Ho fatto la papera, ma più che altro c'è sto lag è pazzesco. Non va bene. Ho fatto la papera. Ops. Ho fatto la papera. Vai, Griezmann. Scarica sto mancino. Però c'è sto lag e non vedo un cavolo. Cioè, non mi fa capire nulla. Questo è gol, me lo sento. Quadrado. Attenzione, cosa ha preso Quadrado. Le cross, Higuain. La palla passa. Chiudiamolo. Mamma mia, incrocio interno. L'avevo vista malissimo, ragazzi. Vabbè, ragazzi, io già mi sto arrabbiando, giuro. Ma cos'è, oh, sti buchi, lasciano passare, raga. Ho iniziato malissimo questa divisione, va bene. Vai Griezmann, come on Griezmann. Va bene. Nel super lag dobbiamo rimontare. Oh no, chiudilo. Ma chiudilo. Vabbè, ma regà. Ma allora, ma i difensori lo lasciano passare. Io schiacciavo il tasto del pressing, ma non va. Poi questo va solo dritto, non fa nulla di strano. Guardate qua. A momenti la metteva dentro. Con calma ragazzi, finito il primo tempo. Sto perdendo 3-1, è vero. Però la partita secondo me non è finita. Questo ha fatto 3 tiri e 3 gol. Vabbè, capite voi FIFA raga, capitelo. Io non lo capisco davvero. Griezmann. Ancora per la casette. Vabbè, a me me la para, lui entra. Sarebbe entrata lui. Eccolo Griezmann. Calcio d'angolo. L'ha presa. Oh, ma guarda che cazzo di rimpalli che c'ha. Vai, Tolisso. Provalo! No, raga, ma perché non entra? Raga, è finita. Io giuro, non so. Non ho parole. La prima è andata malissimo. Non sono neanche riuscito, diciamo, a fare la telecronaca come vorrei. Perché quando vedo queste partite, cioè quando mi capitano queste partite, intanto Griezmann, uovo partita Sky con la rete, però. A parte quello, raga, guardiamo le statistiche insieme. Guardate. 7 tiri in porta ho fatto. Un gol. Lui ha fatto 3 tiri in porta, 3 gol. Questo è FIFA, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Sperando di trovare un nuovo avversario. E sperando di vincere, perché siamo partiti malissimo. Forse abbiamo trovato un avversario, eh. Un'attacca di nuovo. Ma che è? Abbiamo giocato prima, 3 attacchi, ora un'attacca. Vabbè, giochiamo. Il nostro avversario gioca lo stesso, con un'attacca. Ma stavolta abbiamo Higuain e Dybala. Vediamo lui chi ha. Motoz, vediamo un po'. E la Madonna. Cazzo, c'ha la squadra tricolore. Arcobaleno. Van Gink. Morgan. Vardy. Leicester. Coleman. Viola, verde.
Diego Costa. Che cazzo c'ha l'arcobaleno qua? Bene, abbiamo incontrato uno che c'ha la squadra arcobaleno. Mertens, numero di Mertens. Mertens entra l'area, Mertens! Calcio d'angolo. Abbiamo divorato già il primo gol. Cross in mezzo, c'è Koulibaly di testa. Koulibaly! De Gea. Vai, Higuain. Va il cross basso, la palla passa, attenzione, no! No! Allora, Marchisio. In mezzo c'è sempre Koulibaly e Mertens. La palla passa, ma attenzione. Abate! Oddio! Higuain, attenzione, al pipita. Higuain! Non va. Sancho lungo. Trova molto bene Coleman. Attenzione perché... tutto solo Coleman. Coleman entra in aria, ma chiuso da Bonucci. Poi Nainggolan. Subito per Dybala. Dybala. Subito per il pipita. Bella questa palla. Il pipita. Va al pallonetto. No. Ancora Mertens. Mertens. L'allarga per Dybala. Dybala. Ancora Dybala. Dybala. La punta. Calcio d'angolo. Con la punta. Higuain. Chiuso anche lui. Subito ancora per il pipita. Higuain. Palla per Mertens. La palla chiusa. Ah, che cosa. Ma che cosa mi ha fatto qua? Che parata mi ha fatto? Ah, era fuori gioco. Calcio d'angolo, dai ragazzi. Marchisio, in mezzo, tensione, c'è Dybala, non va. Allora c'è abate. Lo prova lui. E attenzione, è rimasta lì. No. Sì. Allora Higuain. L'allarga per Dybala. Gole! Entrata! Dybala! 1-0, dai ragazzi. Allora adesso si può anche andare al raddoppio. Dai Dybala, è partito. Dybala, vuole restituire favore. Eccolo, c'è Higuain. No, la palla è rimasta lì. Dai Dybala, no. Che lag che c'è. Higuain, sono Higuain. E rigore. Oh, rigore. A rigore, infatti. Cartellino giallo, regale. Ammonito Morgan. Facciamo a destra, va. Boom! Me l'ha parata, madonna. Attenzione! Non ci posso credere. Ma dai! Buono così, bravo Nainggolan. Allora il pipita. Adesso ci può provare! No! Adesso c'è Dybala! Non va. Le para tutte, su strunz. Dybala ruba palla. Dybala subito per il pipita. No, è passata la palla. E poi è finita, ragazzi, finalmente. I primi 3 punti della prima stagione, della prima divisione, chiamatela un po' come la volete. Ce l'abbiamo fatta. Uomo partita Sky, io direi Dybala, ma anche Higuain, anche se siete mangiato il rigore. Vabbè. Primi 3 punti importantissimi. Guardate che partita, ragazzi, dominata. Cioè, poteva finire come quella di prima. 3 tiri mi ha fatto il mio avversario. E poteva davvero finire come prima. Però per fortuna stavolta non è finita come prima. Per fortuna. I primi 3 punti in sacchetta arrivano a noi. Regà, dobbiamo puntare prima alla salvezza e poi a vincere il titolo, anche se mi sembra che non possiamo più perdere, anzi, dobbiamo vincerle tutte, mi sembra, perché 8, 16 e 24, no, in realtà possiamo perdere ancora una, poi dobbiamo vincerle tutte, però, giustamente, dobbiamo vincerle tutte, ragazzi. Allora, io direi di, per questo, diciamo, primo episodio, perché è durato anche tanto, perché vi ho spiegato le cose, finisce qua. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi, sostenetemi con un bel pollicione in su. Chi è arrivato fino a questo punto è perché è un grande, perché è un mio fan accanito, ma più che altro è perché ci tiene a me. Datatine tutto, spaccate like, iscrivetevi, perché se no siete game over. Tutti i link li trovate qui sotto nella descrizione. Datatine tutto, bella! Don't be scared.